Una buona giornata dalla nostra redazione, bentrovati, buon inizio di settimana, prima edizione del TG6, il nostro telegiornale che si apre parlando di cronaca giudiziaria perché è attesa per il tardo pomeriggio di oggi la sentenza che riguarda l'inchiesta Grandi Eventi. Presenti in aula i maggiori imputati, l'ex assessore al comune di Pescara Giacomo Cuzzi ed il manager di eventi Andrea Cipolla. Andiamo in diretta da Palazzo di Giustizia dove in questo momento si stanno dibattendo le repliche della difesa. Per noi a Pescara c'è Stefano Recanati. A te Stefano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, la notizia della mattinata è proprio quella che avete dato pochi istanti fa da studio, cioè la lettura della sentenza prevista per il tardo pomeriggio di oggi. In un primo momento si pensava anche ad un rinvio, invece è andata dritta per la propria strada, quella anche di dare celerità a questo processo e quindi dunque Antonella Di Carlo, che è il giudice che segue da vicino questo processo, ha detto che la sentenza arriverà proprio nel pomeriggio di oggi. La paura di uno slittamento era dovuta al fatto che questa mattina in aula il pubblico ministero Sciarretta ha tenuto quasi una requisitoria bis, quasi 3 ore consecutive, dove ha ripercorso ancora una volta tutto quello che è accaduto in questi anni e soprattutto il collegamento che c'era tra l'ex assessore ai grandi eventi del comune di Pescara Giacomo Cuzzi e Andrea Cipolla, il manager di eventi. Per loro l'accusa ha richiesto le pene più elevate che vanno da 5 anni e 4 mesi per Giacomo Cuzzi e 5 anni per il manager di eventi. Sotto la lente di ingrandimento di il PM Sciarretta il rapporto proprio tra questi due è anche basato su una questione di corruzione. Perché proprio ha parlato di questo il PM Sciarretta, di questa responsabilità di reato, la corruzione per esercizio della funzione pubblica, facendo riferimento anche a tanti, prendendo spunto anche da tante sentenze venute fuori in questi anni dalle Cassazioni in tutta Italia. Oggi pomeriggio poi, intanto in questo momento dall'1:30 sono ripartite le difese che stanno proprio parlando, cercando anche di capire come andrà ad evolvere la situazione con queste repliche e dunque poi si capirà se per le ore 18, come ha detto il giudice, ci sarà la sentenza. Ricordiamo che le accuse a vario titolo sono di corruzione, turbata libertà dei procedimenti, di scelta del contraente, illeciti, finanziamenti elettorali, turbata libertà degli incanti. Gli accusati sono Giacomo Cuzzi, ex assessore, 5 anni e 4 mesi, lo abbiamo già detto, Andrea Cipolla, manager di eventi, 5 anni, Cristian Summa, 4 anni, Alessandro Michetti, promotore musicale, 2 anni, Moreno Di Pietrantonio, dirigente ASL, Simona Di Carlo, ex assessore, 5 anni e 2 mesi, Gianfranco Berardinelli, socio di Capola, 10 mesi, invece Leila Colucci, dirigente della ASL, è stata chiesta l'assoluzione. Ricordiamo che sono 3 i filoni, il primo riguardante proprio i grandi eventi è proprio quello di cui parlavamo all'inizio di questo collegamento e poi un presunto concorso truccato alla ASL di Pescara. Dunque, come detto, nel pomeriggio è attesa la sentenza, vedremo se saranno confermate le accuse o invece ci saranno degli sconti da parte poi del giudice. La linea che può tornare a voi. Grazie a Stefano Recanati, dunque aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del TG6. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di cronaca, una bambina di 11 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale civile Santo Spirito di Pescara in seguito ai traumi riportati dopo essere stata investita da un'auto questa mattina a Montefalcone nel Sannio in provincia di Campobasso. La piccola, stabilizzata dai sanitari del 118, è stata poi trasferita in elicottero all'ospedale del capoluogo adriatico
luogo per un politrauma. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto dopo le 7 in contrada Sterparo a Montefalcone nel Sannio. La bambina era appena uscita di casa e stava attraversando vicino all'abitazione quando è stata investita. Nell'impatto è caduta a terra e ha battuto la testa. Sul posto sono accorsi i familiari, un'ambulanza del 118 Molise e i carabinieri della locale stazione. Vista la gravità delle condizioni della piccola, cui è stato subito riscontrato un trauma cranico, sul posto è giunto l'elisoccorso da Pescara che l'ha condotta in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata, sottoposta ai primi accertamenti e sotto stretto controllo medico. Cambiamo pagina. Il consigliere regionale del Partito Democratico Sandro Mariani è tornato questa mattina sul tema del nuovo ospedale di Teramo dopo la presentazione dei giorni scorsi dell'idea progettuale da parte della Regione Abruzzo. Il consigliere Mariani ha anche attaccato il presidente della Quinta Commissione Sanità, Paolo Gatti, servizio di Ania Cantagalli. Dopo averlo definito ospedale di Barbie ancor prima della presentazione del progetto, il consigliere regionale del Partito Democratico Sandro Mariani ha confermato i dubbi sull'idea progettuale del nuovo ospedale di Teramo presentata nei giorni scorsi dalla regione e da realizzare nell'area di Villa Mosca vicino all'attuale nosocomio. Purtroppo ciò che era un timore, una paura per il sottoscritto è diventata realtà nel momento in cui ho ascoltato la conferenza stampa del presidente Massiglio. Si continua a prendere in giro i cittadini, non si capisce con quali soldi e quanti soldi verrà costruito l'ospedale, si parla sicuramente, come avevo preannunciato, di una notevole riduzione della dotazione economica, si presenta e ci viene presentato un disegnino che, di cui non comprendiamo l'origine di questo render, questo plastico che racconterebbe di questo ipotetico ospedale che andrebbero a costruire, quindi siamo veramente alle comiche e la colpa è sempre di qualcun altro, come fa sempre il presidente Marsiglio quando entra in difficoltà. Lui governa da anni anche un certo centrodestra e negli ultimi anni governa la sua amica Giorgia Meloni, quindi di conseguenza non può dare la colpa al decreto Lorenzin che è ancora in piedi e non può dare la colpa a chi ha governato 6 anni fa. L'ospedale si deve fare per forza, perché l'unica cosa su cui ci troviamo d'accordo è sul fatto che l'ospedale esistente è obsoleto, è vecchio e ha dei problemi strutturali per quelli che sono i tempi di oggi, quindi è un atto di responsabilità, di serietà procedere velocemente a costruire un nuovo ospedale. Non costruire un nuovo ospedale vuol dire essere veramente folli. Mariani ha poi avvisato il presidente della Quinta Commissione Paolo Gatti che lo aveva invitato a trovare altri terreni di scontro. Gatti lo invito a far valere i suoi 11.000 voti e a dire appunto dove verranno trovati i soldi che lui stesso sa che sono intorno ai 300 milioni di euro per costruire un ospedale competitivo, altrimenti poi i fatti rischieranno di dichiararlo spergiuro negli anni successivi. La peggior cosa che può accadere a un politico dal mio punto di vista è quello di non essere ricordato per nulla o essere ricordato per cose negative. Vorrei evitare appunto che anche altri colleghi possano cadere in questo terribile, diciamo, buco nero che potrebbe accadere a chiunque. E ora ci spostiamo a Chieti, dove c'è carenza idrica, problemi soprattutto nella parte alta della città, e questa mattina il presidente di HSPA, l'ingegnere Giovanna Brandelli, è stato ricevuto a Palazzo di Città dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ed è stato fatto il punto della situazione per quanto riguarda proprio gli approvvigionamenti d'acqua e anche quello che potrà accadere nelle prossime settimane. Vediamo il servizio. E critica la situazione acqua a Chieti, dove questa mattina il presidente dell'ACA Giovanna Brandelli ha incontrato il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara per parlare anche alla città e spiegare quello che sta accadendo e potrà accadere in prospettiva. La scarsità di precipitazioni nevose e piovose dello scorso inverno hanno quasi dimezzato la risorsa idrica disponibile non solo per la città di Chieti ma anche per Pescara e per i comuni serviti dall'ACA. È una situazione simile a quella di Pescara, simile a quella di tutti i comuni serviti dall'ACA. Abbiamo 40% di risorsa idrica in meno e un fabbisogno quasi raddoppiato. Possiamo dire che è il momento più difficile a livello di risorsa idrica degli ultimi anni a causa di questi mutamenti del clima che stanno creando grossi problemi? È un momento difficile, molto simile a quello del 2021, che è occorso anche prima.
di quello del 2021, però quello che ci deve far riflettere è che questi due anni siccitosi arrivano a distanza di pochissimo tempo, mentre invece l'ultimo anno siccitoso che ricordavamo era del 2007. Quindi prima c'erano 15 anni di distanza fra un evento, un'estate del genere e un'altra, adesso soltanto 3. Quindi qualcosa è davvero cambiato. Ecco, che cosa si sente di dire ai cittadini di Chieti in questo momento? Che non sono soli e che Chieti comunque è la città che più di altre beneficia degli interventi strutturali per la lotta alla siccità. Chiaramente interventi strutturali che sono stati progettati da ACA, finanziati e che sono in corso di realizzazione, che però porteranno beneficio appunto a partire dall'anno prossimo. L'ingegner Brandelli non ha nascosto la severità del momento, ci saranno razionamenti per il periodo estivo. Sempre di razionamento, sempre di sensibilizzazione a un consumo consapevole. Mi permetto solo di ricordare che in Italia consumiamo 70.000 litri di acqua ciascuno all'anno, con una media europea di 30.000. E ora ci spostiamo a Pescara per parlare di politica, perché sono stati nominati due assessori dal sindaco Masci, Adelchi Sulpizio, vice sindaco uscente in quota Lega, e Patrizia Martelli in quota Forza Italia, già assessore allo sport. Questa mattina in concomitanza i consiglieri di centrosinistra hanno sollevato la questione del nodo delle quote rosa nella formazione della giunta Masci, il servizio di Katia Napoleone. Nominando la giunta, seppur in formato ridotto, si possono approvare alcuni provvedimenti in scadenza e si prende fiato per arrivare al 19 luglio, data in cui si riunirà per la prima volta il Consiglio Comunale a Pescara. Questa mattina sono stati nominati due assessori, per ore senza deleghe, Patrizia Martelli e Adelchi Sulpizio. Intanto i consiglieri di centro-sinistra davanti a Palazzo di Città rimarcano l'impasse ingombrante delle quote rosa. Non è possibile, nel 2024 ci dobbiamo ancora attaccare a questa legge che doveva semplicemente far capire e aprire tutto, tutti i poteri, tutti i governi, tutte le opportunità alle donne. Ecco, e queste donne adesso sono sempre considerate a parte, sono gli uomini che stanno portando avanti, stanno facendo un balletto del patriarcato, aspettando che il matrimonio combinato arrivi. Queste donne dove sono? Dove sono le consigliere di destra elette? Dove sono le persone, le donne competenti di destra? Perché sono in silenzio? I loro voti valgono quanto quelli degli uomini. Non è possibile, io mi rivolgo a loro, che questo accada. Tutta la città lo sta vedendo e tutte le donne lo stanno vedendo. Solo due gli assessori nominati, a fronte di indiscrezioni che parlavano di quattro, dunque gli accordi non sembrano poi così vicini. Che il nodo delle presenze femminili nei partiti sia centrale non c'è dubbio, e intanto la prima donna di Forza Italia è già stata scelta. La giunta non sta nascendo perché i partiti litigano sulla presenza femminile, e questo è francamente vergognoso. Le donne sono un'opportunità e sono una risorsa e dovrebbero essere presenti in giunta ben oltre il numero che la legge consente ad un'amministrazione comunale di fissare e di stabilire. E il fatto che questa conflittualità sia legata al desiderio delle forze politiche di contenere il più possibile la presenza femminile in giunta è qualcosa di inaccettabile. Insieme a questo si accompagna il ritardo nella costruzione dell'organo amministrativo di una città, che coincide con un momento di grandissima sofferenza per la città. La città sta vivendo una crisi idrica drammatica, la città sta vivendo una carenza di parcheggi e di posti auto che la rendono inaccessibile, la città continua a vivere il blocco di cantieri che ormai sembrano diventati infiniti. Si pensava che ripartissero tutti dopo le elezioni, in realtà i pochi che sono ripartiti proseguono a passo di lumache. Tutto questo sta mettendo a dura prova la resistenza del comparto commerciale, la stessa vivibilità dei cittadini e dei residenti. Parliamo ancora di giunte comunali e ci spostiamo nella vicina Montesilvano, perché si attende l'ufficializzazione delle deleghe per i 7 assessori del comune, ma la squadra di De Martinis pare già pronta e ben definita. Resta escluso De Vincentis della Lega e si attende anche la definizione definitiva soprattutto delle deleghe che verranno assegnate al più votato di Fratelli d'Italia, Francesco Di Pasquale.
giornata cruciale per l'assegnazione delle deleghe agli assessori del comune di Montesilvano, al netto dell'urbanistica che resta al sindaco. La squadra è pronta, ma De Martinis non rilascia dichiarazioni ufficiali e ironizza sull'argomento che pare interessare, a dirla con le parole del primo cittadino, più di Sanremo. Il più votato di Fratelli d'Italia, Francesco Di Pasquale, ha chiesto la delega alla manutenzione del verde, alla pubblica illuminazione e all'edilizia scolastica. Quest'ultima però potrebbe andare a Paolo Cilli e chissà che non ci sia qualche imbarazzo per un altro piccolo no dopo il passo indietro, chiamiamolo così, fatto dal partito della Meloni sul candidato che avrebbe voluto e potuto con i numeri alla mano fare il vice sindaco, carica che verrà ricoperta da Paolo Cilli di Forza Italia. A Lino Ruggero andrà la delega ai lavori pubblici, a Valentina Di Felice il bilancio, a Pompei lo sport e le politiche giovanili, ma anche cimitero e igiene urbana, e a Corina Sandias sociale, turismo ed eventi. Ernesto De Vincentis, esponente della Lega, resta escluso dalla giunta e annuncia che in qualche modo si darà da fare. Sicuramente il consigliere comunale, questo non me lo può togliere nessuno, neanche Ottavio De Martinis e chiunque altro. Sì, è una posizione un po' ibrida, diciamo che il sottoscritto come il mio partito non è stato mai chiamato in causa anche nei momenti di trattativa. È un momento particolare per la città e per la politica, poi non ci lamentiamo se la gente non va molto a votare. Questa non è stata un bel momento per Montesilvano e per la politica in generale. La Lega faceva parte della coalizione, Ernesto De Vincentis è un consigliere di maggioranza del centrodestra dal 2004, ancor prima di tanti altri, quindi probabilmente non meritava un trattamento del genere. L'arroganza e la prepotenza politica di qualcuno, ma io dico non solo di chi localmente ha deciso queste cose, ma anche degli altri partiti di coalizione. Io ricordo ai Fratelli d'Italia che non meno di 5 anni fa loro erano all'8,9%, hanno ottenuto giustamente, come giusto che sia, il loro posto in giunta. Noi eravamo al 30% ed è giusto che gli è stata riconosciuta questa posizione. Oggi avviene l'esatto contrario, insomma, voglio dire, sembra quantomeno buffo. Io parlo di arroganza politica e anche di vigliaccheria politica, mi dispiace ma è così. E lutto nella politica abruzzese, si è spento ieri a 69 anni Salvatore Lagatta, il sindaco di Bussi sul Tirino, al terzo mandato consecutivo e che stava lottando contro un brutto male. Lagatta, che era stato eletto per la prima volta nel 2009, subito dopo il terremoto dell'Aquila, è stato il sindaco simbolo per la bonifica della discarica più grande d'Europa. Fu scoperta nel 2007, ma ancora continua a contaminare un territorio situato tra i parchi nazionali. I funerali si svolgeranno domani mattina alle ore 10 presso la chiesa Maria Santissima Assunta di Bussi sul Tirino. Il vice sindaco di Bussi, Paolo Salvatore, con ordinanza comunale ha proclamato il lutto cittadino fino all'intera giornata di domani. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, cambiamo decisamente pagina, parliamo di eventi perché arriva la quarta edizione del Festival ad Arte organizzato dall'amministrazione comunale di Celano con il contributo della Regione Abruzzo, festival che si terrà dal 27 luglio al 12 agosto nella cittadina marsicana. Torna il Festival ad Arte, rassegna d'arte varia, giunta alla sua quarta edizione, in programma dal 27 luglio al 12 agosto a Celano. Nel corso degli anni la rassegna, con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti, ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Giancarlo Giannini, Tochigno, Edoardo Leo, Giuliana, Desio, Ron, e quest'anno conferma il suo format con un programma ampio e variegato che spazia dalla musica al teatro, dal cabaret alla solidarietà. Una settimana di grande cultura, spettacolo, sotto il segno della leggerezza. Ecco, questo è il leitmotiv della nostra rassegna culturale giunta alla quarta edizione, che ha visto protagonisti tanti grandi artisti nel passato. Anche quest'anno proporremo in esclusiva per esempio lo spettacolo di Massimiliano Gallo e poi tante altre iniziative meritevoli che tenderanno ad avvicinare sempre più i giovani alla nostra kermesse.
Ecco, come è nata questa iniziativa giunta, come diceva lei, alla quarta edizione? Nasce perché abbiamo un territorio in Abruzzo straordinario, bello, e quindi abbiamo voluto legare la cultura con il territorio, con le nostre storie, con i grandi personaggi d'Abruzzo. A Celano è nato il beato Tommaso da Celano, che è stato il primo biografo di San Francesco, e quindi a lui dedichiamo una serata speciale, un premio in cui si parlerà anche di solidarietà, quindi c'è anche un risvolto di riflessione per tutti quelli che parteciperanno e verranno a trovarci. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia parla dell'importanza di questi eventi per le aree interne della nostra regione. Un importante appuntamento per le aree interne, dove la regione sta puntando molto attraverso dei contributi, attraverso una promozione, attraverso un rilancio di queste zone che offrono uno spettacolo non poco importante. Quindi Celano è una cittadina molto importante per la regione, con questa quarta edizione si avviano sempre più in una crescita che ci fa ben sperare anche per le successive edizioni. Il ruolo della regione quindi al fianco delle amministrazioni locali e al centro di un dibattito importante quale quello della cultura e della promozione della nostra regione. Per il sindaco Santilli l'obiettivo è anche quello della valorizzazione del castello Piccolomini di Celano. È sicuramente una manifestazione importante in termini culturali, storici, ma anche d'immagine per la nostra città, visto i personaggi che parteciperanno alla quarta edizione del Festival ad Arte. Molti di questi eventi verranno svolti al Castello Berardi Piccolomini, che negli ultimi anni si sta contraddistinguendo come il museo più visitato d'Abruzzo. Miriamo ad aumentare ancora di più queste presenze che l'anno scorso hanno sfiorato le 40.000. Siamo arrivati alla pagina dello sport, che apriamo con il calcio, perché sono stati sorteggiati i calendari di Serie C nella prima giornata di campionato. Subito gara di cartello per il Pescara, che giocherà in trasferta contro una delle neo-retrocesse, la Ternana, allo stadio Libero Liberati. Esordio casalingo per il Pineto, che ospiterà al Mariani Pavone la Lucchese. Alla seconda di campionato, la prima trasferta per la squadra di Cudini sul campo del Sestri Levante, mentre per il Pescara primo match all'Adriatico contro la Torre. Il derby tra Pescara e Pineto si giocherà la 16ª giornata, andata il 24 novembre all'Adriatico e ritorno il 6 aprile al Mariani Pavone. Ultima giornata il 27 aprile con il Pineto in trasferta a Rimini e il Pescara in casa con la matricola Campobasso. Tre turni infrasettimanali previsti il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 12 marzo. Sosta natalizia che ci sarà domenica 29 dicembre con ripresa del campionato il 5 gennaio per la seconda gara di ritorno. E noi parliamo ancora di calcio e del Pescara. Clamoroso avvicendamento nella carica di direttore sportivo della formazione biancazzurra. Ieri, a sorpresa, Daniele Dellicarri ha lasciato il suo incarico. Al suo posto arriva Pasquale Foggia, che questa mattina è arrivato in città per la firma del contratto. Intanto è prossima l'intesa per la cessione del bomber biancazzurro Davide Merola. Il giocatore è vicinissimo al Catania. Il servizio di Andrea Costantini. Daniele Dellicarri lascia il Pescara, Pasquale Foggia è il nuovo direttore sportivo del club biancazzurro. Cronaca di un avvicendamento clamoroso, una sorta di fulmine a ciel sereno, il tutto maturato, secondo le parole dei protagonisti, in pochissimo tempo. Appena ieri il Pescara presentava il nuovo allenatore, Silvio Baldini, e si era notata l'assenza di Dellicarri. È fuori città, aveva detto Sebastiani prima della conferenza. Poi in serata l'indiscrezione è rimbalzata sui siti nazionali e poi confermata dallo stesso Dellicarri, che ha commentato: scelta difficile ma giusta, ribadendo l'ottimo rapporto che c'è con Sebastiani, il quale è corso ai ripari trovando l'accordo con Pasquale Foggia, che stamani poco dopo le 11 è arrivato in città assieme al massimo dirigente biancazzurro proprio mentre la squadra era sul pullman in direzione Palena. Queste le prime parole di Foggia, che riparte da Pescara dopo circa 6 anni trascorsi da direttore sportivo a Benevento dal 2017 al 2023. Pure di buon lavoro, grazie, direttore. Grazie. Ambizioni? Tutti siamo ambiziosi, quindi se sono venuto perché la piazza merita sicuramente tutt'altro. Contatto nato in quanto tempo? Ma in poche ore. Ieri Baldini ha parlato di sogno Serie B, lei cosa dice? Mi accodo a quello che ha detto lui. Don Benevento è una sua ripartenza qui?
Certo, è una nuova sfida. Pescara l'ho ispirato da calciatore che l'anno della Serie A, quindi adesso vengo sotto un'altra veste ma con un entusiasmo enorme perché, ripeto, è una piazza che merita tanto, merita rispetto e sicuramente non mancherà la voglia di far felici i tifosi. Sebastiani spiega così l'addio di Dellicarri e la scelta di Foggia. Ma no, è stato un fulmine a ciel sereno, perché ieri Daniele, mi ha comunicato, sapete il rapporto che ho, per me lei è un fratello, però mi ha comunicato che non se la sentiva più di andare avanti. Ho cercato di convincerlo in tutte le maniere, però non c'è stato. Ma il motivo è possibile? È un motivo suo, lui non vuole incidere sul fatto che io sto provando a vendere la società, non vuole influire, è riconoscente nei miei confronti perché gli ho ridato questa grande opportunità e quindi dice che devi essere libero di poter fare quello che vuoi. Foggia? Me, ripeto, Foggia è una persona che io stimo moltissimo, e sembra avuto un bellissimo rapporto e devo dire che non ci ho pensato nemmeno un minuto alla sostituzione di Daniele con un altro nome, quindi è stata una cosa, nel momento in cui Daniele mi ha confermato la sua decisione ci ho messo veramente un attimo. Come dicevamo, quella di ieri è stata la giornata della presentazione ufficiale del nuovo tecnico del Pescara, Silvio Baldini, che ha affermato di avere il sogno di riportare la formazione biancazzurra in Serie B. Intanto è inutile dire le stesse cose, che uno è contento, sono felice. Il problema è iniziare a lavorare e cercare di inseguire una cosa bellissima, che la cosa bellissima cos'è? Inseguire un sogno che nessuno si aspetta, di raggiungere un obiettivo importante attraverso il gioco, perché Pescara è una di quelle piazze che è nata nel DNA dei tifosi pescaresi, che non c'è la vittoria, ma come arrivo alla vittoria? Perché avete avuto tutti gli allenatori molto bravi, ora è inutile stare a fare la sequenza, e è un posto anche magico perché qua succedono delle cose strane. Perché io ho fatto il corso con Gasperini, che era il capitano della vostra squadra in quell'anno là, ho visto 86-87, e mi raccontava che il Pescara era retrocesso in C, a un certo punto viene ripescato in B con tutti i giocatori da C e non avevano neanche il campo per allenarsi, andavano al campo della Sant'Empidiese, mi disse, e dovevano aspettare che si allenassero gli altri e poi loro. Fanno questo precampionato fallimentare, perdevano con tutti, arriva a un certo punto la scintilla, ecco la magia di questo posto, decidono di giocare a zona con Galeone e mette dei centrocampisti a fare difensori, e da quel momento per magia questa squadra a Cenerentola diventa una principessa. Certo che è difficile, certo che le casualità per vincerlo sono quasi impossibili, ma se io vengo qui e mi metto a dire a voi dobbiamo cercare di arrangiarsi, veniamo, c'è un momento di difficoltà, scusa, ma la gente, uno si alza e se ne va via, cosa viene a sentire? Già cos'è un funerale? Diciamo che le difficoltà ci sono, ma se noi tutti insieme riusciamo a mettere i nostri sogni insieme, avere questa sinergia, tifosi, società, il mio staff, i miei giocatori, il sogno si avvera. Io sono qua per questo fatto qui, perché il Pescara rappresenta una tappa nella mia vita in cui sicuramente il destino mi ha regalato un posto dove posso trovare questa specie di magia che è quella che poi ti fa sentire vivo. Calcio di Serie D, il Città di Teramo ha annunciato l'accordo raggiunto con la Sapori Veri, azienda leader nel settore dolciario a livello nazionale, che sarà uno dei principali partner di maglia del club per la stagione sportiva 2024-2025. L'azienda di proprietà di Luciano Campitelli ed Ercole Cimini, presidente e vice del club biancorosso dal 2018 al 2019. Teramo ed il Teramo Calcio sono sempre nei nostri cuori, ha commentato l'ex presidente biancorosso Luciano Campitelli. Sono le 14:29 minuti, termina qui la prima edizione del TG6. Vi ricordo i prossimi appuntamenti per l'informazione della nostra rete alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.